Coronavirus, giornata di tregua, solo un positivo su 303 tamponi refertati, ma i dati degli ultimi 7 giorni parlano di un raddoppio dei contagi, di contro calano i ricoveri. Isernia è il centro più colpito dalla quarta ondata, al drive-in del Veneziale centinaia di auto in fila per il tampone. Importanti novità in vista per la rianimazione del Cardarelli di Campobasso, in arrivo il primario e diversi rinforzi. Dal 1° dicembre intanto i 2 anestesisti dimissionari saranno in ferie, le attività principali saranno garantite con turni massacranti. Slitta ulteriormente l'apertura della bretella che bypasserà la frana di Castelpizzuto sulla provinciale e mercoledì arriverà a Civita Campomarano il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Qualità della vita, a Isernia si sta meglio che a Campobasso. La città pentra guadagna 4 posizioni in classifica, il capoluogo ne perde 13, entrambi i centri sono comunque in fondo alla graduatoria. Bilancio positivo per la mostra Io lo vi, ieri l'ultimo atto alla GIL di Campobasso, la presidente Presutti ha catalizzato grandi attenzioni. Infine lo sport, Campobasso asfaltato da Latina, e i laziali si sono imposti 4-1 ieri, rosso-blu troppo fragili in difesa. Serie di Guida Superstar ha fatto felice il Vasto Girardi, eccellenza, l'Isernia ha superato il Sesto Campano 2-1. Buonasera e bentrovati all'ultima edizione del TG di Teleregione. Come avete sentito dai titoli, tante notizie. In apertura l'emergenza coronavirus con i numeri diramati dall'azienda sanitaria regionale del Molise con l'ultimo bollettino. Vediamo che si registra un solo nuovo contagio. Si tratta di una persona di Gildone, relativamente ai 303 tamponi processati dall'azienda. L'indice di positività è quindi dello 0,3%. Fortunatamente non ci sono stati nuovi ricoveri, tantomeno decessi, e quindi la situazione del Cardarelli è questa: 2 i pazienti Covid, 1 in terapia intensiva, l'altro in malattie infettive. Gli attualmente positivi in Molise sono 243 complessivamente, mentre le persone in isolamento 2.423. C'è da dire che nell'ultima settimana i contagi sono più che raddoppiati rispetto alla precedente, il dato dei ricoveri però è in calo, e questo quanto è emerso nelle ultime ore. E restando a parlare di Covid, andiamo a Isernia, che al momento è il centro più colpito in Molise da questa quarta ondata. Questa mattina lunghe code di auto con tante persone che erano in attesa di sottoporsi al tampone molecolare all'ospedale veneziale di Isernia. Sentiamo Nicola De Santis. Isernia sembra essere il centro del Molise più colpito dalla quarta ondata della pandemia. Attualmente sul territorio comunale i positivi sono oltre 50, con una percentuale rilevante di bambini. Le classi in didattica a distanza sono 9 alla San Giovanni Bosco e 2 alla Giovanni XXIII. Rispetto al passato, ora la sospensione riguarda il tempo strettamente necessario all'effettuazione del tampone. Al drive-in, organizzato dalla ASREM in via Sant'Ippolito, questa mattina erano centinaia le macchine in fila, per la maggior parte i genitori che accompagnavano i figli. Non si sono registrati particolari disagi. Il traffico in fila è stato smaltito velocemente senza problemi per la circolazione, anche grazie alla presenza della Polizia Municipale. Intanto i 2 dirigenti scolastici, Giuseppe Posillico e Bruno Caccioppoli, sono in contatto costantemente con l'azienda sanitaria regionale, sia per organizzare le lezioni, sia per individuare ed isolare tempestivamente i casi di Covid accertati. Anche il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha invitato la popolazione a tenere comportamenti scrupolosi per limitare al massimo la diffusione del contagio. Ancora una volta il virus sta colpendo le fasce più vulnerabili della popolazione, laddove si individuano soggetti non vaccinati, come ad esempio nelle scuole primarie. In attesa che si apra una finestra vaccinale anche per i bambini al di sotto degli 11 anni di età. Veniamo ora alla situazione del reparto di rianimazione dell'ospedale Cardarelli, perché come sapete ci sono state le dimissioni di 2 specialisti, dimissioni con ferie posticipate a dicembre, quindi verranno comunque garantiti gli interventi, hanno spiegato dall'azienda sanitaria, ma ci saranno dei turni massacranti per il personale in servizio per il mese di dicembre, in attesa che arrivino dei rinforzi e anche che venga designato ufficialmente il primario. Tutte le novità nel servizio di Pierluigi Boragine.
Le dimissioni dei due anestesisti sono sulla scrivania del DG dell'ASREM da ormai parecchi giorni. Novità importanti in vista per la rianimazione del Cardarelli di Campobasso, che presto avrà un primario di ruolo. L'attuale facente funzioni è il dottore Romeo Flocco. Probabilmente già entro fine anno, riferisce il vertice dell'azienda sanitaria Oreste Florenzano. Il concorso è alle battute finali. Servirà qualche giorno in più invece per reperire i sostituti dei due professionisti che, dimettendosi, hanno deciso di lasciare il nosocomio campobassano. Il concorso è stato bandito ed è aperto anche agli specializzandi dell'ultimo anno. L'obiettivo è reperire forza lavoro giovane, professionale e motivata, ma nel frattempo, in attesa di rinforzi, bisogna affrontare il presente e garantire l'erogazione delle attività essenziali di un reparto già in critica carenza e in continua emergenza, sfiancato dalla pandemia che solo negli ultimi mesi ha concesso una tregua. I due anestesisti dimissionari, in servizio fino al 15 febbraio 2022, hanno legittimamente richiesto di godere delle ferie maturate, ma fino a fine mese continueranno ad essere in corsia, si riposeranno a partire dal 1 di dicembre. Nel mese in corso, infatti, l'attività chirurgica in regime di elezione è già programmata, con pazienti già preparati e inseriti nel calendario chirurgico per interventi di classe A, quelli con un tempo di attesa di massimo 30 giorni. Senza il loro contributo, l'attività chirurgica programmata sarebbe stata interrotta. A dicembre, invece, i turni di guardia di rianimazione saranno garantiti con l'erogazione di eccesso di orario settimanale per ogni dirigente medico, insomma attraverso straordinari e turni più lunghi, probabilmente anche di 12 ore, in attesa di nuovi medici, con l'ASREM che sta cercando di mettere in campo tutte le strategie aziendali per il reclutamento di personale indispensabile per garantire ai molisani i livelli essenziali di assistenza. Il Comune di Civita Campomarano, nell'ambito del Piano Nazionale di Prevenzione per il Rischio Sismico, ha realizzato un centro operativo comunale per la gestione delle emergenze. I lavori iniziarono nel 2019 e ora sono stati completati, quindi il centro verrà ufficialmente inaugurato dopodomani, mercoledì 17 novembre alle ore 11, alla presenza del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, dell'ingegnere Fabrizio Curcio, che sarà a Civita Campomarano insieme al direttore dell'Agenzia Nazionale Italia Meteo Carlo Cacciamani. Ne ha dato notizia il sindaco Paolo Manuele, quindi dopodomani questo importante evento, questa importante apertura di un presidio che opererà sulle emergenze alla presenza del numero uno della Protezione Civile. E a Castel Pizzuto, sempre restando a parlare di sicurezza, è slittata l'apertura della pretella, il bypass alla provinciale, che come sapete è franata, un'apertura che era stata stabilita per sabato scorso e invece è slittata anche oggi. Sentiamo. Slitta ulteriormente l'apertura della bretella che bypasserà la frana di Castel Pizzuto sulla provinciale. Il sindaco Carla Caranci non ha ancora firmato il documento che autorizza il traffico leggero a transitare sulla deviazione. Per il momento il primo cittadino ha acquisito i pareri della provincia di Isernia e sta studiando la corposa documentazione. Prioritariamente la Caranci vuol capire probabilmente a chi spettano i costi di manutenzione dell'arteria alternativa, considerato che il comune di Castel Pizzuto ha già dovuto affrontare un salasso per aver approntato il servizio navetta a beneficio dei residenti ormai da 5 mesi. Inoltre, considerata la pendenza dell'arteria e la vicinanza ad un corso d'acqua, bisogna stabilire con chiarezza su chi ricadranno eventuali responsabilità in caso di problemi. Insomma, come si evince, si tratta di una firma autorizzatoria che tarda ad arrivare proprio per la complessità dell'intera vicenda. Questa mattina, peraltro, il sindaco di Castel Pizzuto ha incontrato nuovamente il prefetto di Isernia. Ora si spera che nelle prossime ore la situazione possa sbloccarsi. Parliamo di mobilità e di trasporto pubblico, perché è su questo che si è concentrato l'intervento della segretaria regionale della UIL, Tecla Boccardo, che come al solito non le manda a dire alla regione. In Molise la situazione è da quarto mondo.
Insieme alla sanità, mobilità e trasporto pubblico locale rappresentano i problemi atavici di una regione, il piccolo Molise, che arranca e galleggia senza affrontarli e risolverli. Sognando la quattro corsie, i molisani sono alle prese con strade pericolose, lo testimoniano i tanti incidenti, molti dei quali mortali, che si verificano puntualmente, e con un trasporto pubblico locale che nessun assessore è riuscito a migliorare. Ogni volta sembra che stia per cambiare tutto, ma alla fine non cambia nulla. Il Molise era e resta la regione dove il servizio è tra i più cari della penisola e di contro tra i meno efficienti. Insomma, i molisani, in attesa del tanto declamato bando unico, con le loro tasse tirano fuori più soldi di cittadini di altre regioni, ma sono costretti a viaggiare su autobus vetusti e neanche gli operatori del settore se la passano benissimo. Sull'argomento si è espressa con toni forti la segretaria della UIL, Tecla Boccardo. Un altro diritto che viene negato ai cittadini è quello della mobilità, della impossibilità di poter percorrere le strade sempre più abbandonate, sempre più insicure. E un altro diritto negato è quindi quello del trasporto pubblico locale, che ha costi elevati, con nessun vantaggio per i cittadini, ma soltanto per qualche azienda del settore. Un servizio inefficiente, un servizio costosissimo, con biglietti che sono anche aumentati, un servizio che comunque non tiene conto neppure dei lavoratori. Infatti sono 20 anni che non viene rinnovato, che non viene finanziato il rinnovo del contratto decentrato integrativo aziendale per questi lavoratori. Non si acquistano nuovi autobus, abbiamo autobus che forse non sono neanche del terzo mondo, ma del quarto mondo dovremmo dire, nonostante ci sono i soldi in regione per acquistare i nuovi autobus. Si va verso un'ipotesi di ulteriore frammentazione del servizio, senza nessun vantaggio per i cittadini. Dopo le elezioni che si sono svolte alla metà di ottobre, si è insediata la nuova giunta esecutiva sezionale dell'Associazione Nazionale Magistrati per il Distretto della Corte d'Appello di Campobasso. I nuovi componenti della giunta sono Nicola D'Angelo, Giovanni Fiorilli, Martina Guenzi, Vincenzo Pupilella, Elisa Sabusco, Michele Russo e Rossana Venditti. Questi i magistrati che fanno parte della giunta dell'ANM, giunta che ha eletto in qualità di presidente il dottor Michele Russo, segretario il dottor Nicola D'Angelo e tesoriere invece la dottoressa Rossana Venditti, quindi questi magistrati dell'ANM con relative cariche. Parliamo ora della qualità della vita, perché non ci sono buone notizie per Isernia e Campobasso. La città pentra in classifica lievemente più in alto rispetto a Campobasso, ma entrambe occupano dei posti in basso della graduatoria. Sentiamo. La qualità della vita nei capoluoghi molisani non è delle migliori, ma a Isernia si sta meglio che a Campobasso. Lo dicono i dati del rapporto realizzato da Italia Oggi e dall'Università La Sapienza di Roma. Isernia e Campobasso sono, come sempre del resto, in fondo alla classifica, anche se nel capoluogo pentro si sta un po' meglio. Isernia risale la graduatoria passando dal 79esimo posto dello scorso anno al 75esimo del 2021. Campobasso invece perde 13 posizioni, scivola al 78esimo posto, mentre nel 2020 era al 65esimo. Ma dove la qualità della vita è eccellente, in vetta c'è Parma, subito dopo Trento e Bolzano, in fondo alla classifica Crotone. Il rapporto registra quest'anno la scalata dei grandi centri urbani del centro-nord, con Bologna che era 27esima lo scorso anno e ora è quarta, Milano che guadagna ben 40 posizioni dalla 45esima alla quinta e Firenze da 31esima a sesta. Parliamo di cultura, di arte, di un bilancio più che positivo per la mostra Io lo vi. C'è stato l'ultimo atto nelle scorse ore al Palazzo Gil di Campobasso. La presidentessa della Fondazione Molise Cultura, Antonella Presutti, ha detto: ha catalizzato grandi attenzioni. Io lo vi, Visioni di guerra, si è congedata dal Molise e dalla Fondazione Molise Cultura nella maniera più appropriata, mostrando una nuova immagine di sé tramite le parole sulla guerra, per la pace, ispirate a due brillanti scrittori molisani, Adelchi Battista e Pierpaolo Giannubilo. Nel duetto letterario imbastito dai due scrittori, le immagini di Rubens, Goya e Fratianni si sono trasformate in visioni letterarie. Per Battista
L'opera di Rubens, incentrata sulla guerra dei Trent'anni, mostra palesemente come la guerra sia un'azione contro la cultura, i libri, la musica, le arti in genere vengono calpestate da questa scellerata scelta degli uomini. Questa è una prima diretta interpretazione dell'immagine, ma se si prova a capovolgere l'opera, sorprendentemente essa diventa l'anticipazione di Guernica, il capolavoro di Picasso, la condanna per eccellenza a tutte le forme di violenza. Giannubilo, riferendosi ai lavori di Fratianni, ha scomodato Lucrezio citando un passo dove Venere e Marte lottano per il controllo del mondo, ma è Venere, l'amore, a sconfiggere la guerra. Le donne, durante le guerre, mantengono in vita la società, gli uomini la distruggono per annullare. Il paradigma violenza genera violenza, bisogna sviscerare tutti i retroscena insiti nella guerra. Il ruolo dell'intelligence, degli scritti di Giannubilo, i valori della ricerca storica con lo sciopero delle donne di Capracotta che nel 1917 occupano l'ufficio postale che si era permesso di non consegnare le missive sul fronte. Tanti altri rimandi e citazioni hanno coinvolto il pubblico, ma qual è il bilancio di Io lo vi? Ma è un bilancio molto positivo, non solo da un punto di vista numerico, ma anche per l'attenzione che è riuscita a suscitare, per il fatto che ha catalizzato l'attenzione anche delle scuole, delle scolaresche, e perché ha portato in mostra grandissimi artisti attraverso una vera e propria carrellata, attraverso linguaggi assimilabili e diversi fra di loro, come quello dell'incisione, ma poi abbiamo Rubens, ha portato in mostra dei grandi artisti che hanno ragionato sul tema della guerra e hanno rappresentato la tragedia della guerra. E poi è un bilancio assolutamente positivo, perché per la prima volta va in mostra una recente appunto attribuzione di Rubens, e il fatto che sia stato scelto questo luogo, siano stati scelti questi spazi, è in qualche modo anche il riconoscimento di un lavoro evidentemente convincente che è stato portato avanti nell'arco di questi anni dalla Fondazione Molise Cultura. Abbiamo superato le 1000 presenze, e per noi in una fase così difficile di rilancio è un risultato molto importante, molto significativo, vuol dire che stiamo lentamente ritornando alla normalità. E se il presente di questo evento è stato importante, quale sarà il futuro? Stiamo cercando di imbastire un altro progetto, sempre per una mostra itinerante, per fare di questa mostra una mostra itinerante con il curatore che è il professor Floriano De Santi, che è un noto critico d'arte, nonché consigliere di Stato, che quindi può sicuramente aiutarci in questa cosa. Pensavamo a città come Roma, come Napoli in primis, ma anche pensavamo all'Abruzzo, dal momento che Goya, le incisioni di Goya ci sono state gentilmente proprio prestate dal Museo dell'Università di Chieti. Domenico Fratianni, mio padre, si è speso tantissimo per Campobasso e fino alla fine, e noi abbiamo sentito il dovere di riprendere i suoi progetti e di dare loro una continuità. Sicuramente ritorneremo con la Biennale dell'Incisione Contemporanea, che adesso ha il suo nome, e quindi l'anno prossimo torneremo con la 11ª edizione. È il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo per martedì 16 novembre sul Molise, giornata ancora all'insegna del maltempo con piogge e rovesci alternati lungo l'arco della giornata, venti moderati, mare molto mosso, queste le temperature nel dettaglio, Campobasso minima 9, massima 14, Isernia minima 10, massima 15, Termoli minima 12, massima 18, Venafro minima 9, massima 16 gradi. Restate con noi, c'è una breve pausa adesso, ma poi un'ampia pagina sportiva tra poco. Eccoci qua di nuovo insieme per la pagina sportiva, apriamola con il calcio di Lega Pro, con tutti i risultati delle partite che si sono giocate ieri e anche del posticipo che si è giocato oggi, ovvero Turris-Catanzaro, che è finita
1-0. Vediamo gli altri risultati maturati sui campi. Nella giornata di ieri si è giocato il 14° turno nel girone C di Lega Pro. 2-0 per il Bari sulla Vibonese, la capolista che quindi è tornata a vincere. Ha vinto anche il Foggia in trasferta per 2-1 a Catania. E poi il pareggio tra Juve Stabia e Monterosi 1-1. La roboante vittoria del Latina su un dimesso Campobasso per 4-1. E poi Messina-Avellino 0-1. La vittoria del Monopoli sul Taranto per 2-0. La Fidelissandria 1-0 in trasferta a Pagani contro la Paganese. E poi la vittoria del Palermo 2-0 sul Potenza e infine il Francavilla Fontana in trasferta per 1-0 ha vinto sul Picerno. Vediamo la classifica, in testa il Bari con 30 punti, a 26 il Palermo, così come il Monopoli, quindi molto combattuta in testa questo campionato, 23 punti per Catanzaro e Avellino, così 23 per Catanzaro, Avellino e Francavilla, ecco questa è la dicitura completa, 22 per la Turris. Vediamo che invece il Campobasso è più in basso a 16 punti, così come il Picerno. Ebbene, di certo non è in un momento positivo il Campobasso. C'è stata ieri anche una contestazione dei tifosi all'indirizzo della squadra del capitano per questa pesantissima sconfitta che vediamo nel servizio di Pierluigi Boragine. Il Latina travolge al Francioni il Campobasso con il punteggio di 4-1 e si conferma squadra compatta tra le mura amiche. Per i Lupi invece seconda sconfitta consecutiva in trasferta dopo quella di Messina. Partono bene i pontini e al minuto 5 Raccichini compie un grande intervento su Tessione. Ma al 19° il portiere rossoblu commette una sciocchezza che vale il vantaggio dei laziali. Su passaggio indietro di Dalmazzi il numero 1 del Campobasso invece di spazzare in avanti tenta un rischioso passaggio a Magri, ma il suo appoggio al compagno è corto e impreciso e per Carletti è un gioco da ragazzi mettere il pallone in rete. La formazione allenata da Mirko Cudini non ha alcuna reazione e Cardinali resta praticamente inoperoso. L'11 di Donato, prima dell'intervallo in contropiede, va ancora a segno con Sané, servito da Tessione. 2-0 e tutti negli spogliatoi con la squadra di casa meritatamente sopra di due lunghezze. Nella ripresa l'espulsione di Bontà per doppia ammonizione taglia definitivamente le gambe al Campobasso. Al 66esimo ancora Sané firma di testa la sua personale doppietta, questa volta sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Due minuti dopo il poker dei laziali ancora in contropiede con Carletti servito da Sané nel recupero. Rossetti sigla il gol della bandiera grazie ad un penalty assegnato dal direttore di gara per un fallo di mani in aria. Delusione per i tanti tifosi rossoblu giunti a Latina, una sconfitta senza attenuanti che rappresenta un pericoloso campanello d'allarme per la compagine del patron Mario Gesuè. Del resto i numeri parlano chiaro. La difesa più perforata del girone C della Serie C. 8 gol subiti nelle ultime due gare, una media di circa 2 reti subite a partita. 2 punti negli ultimi 4 match disputati e nel prossimo turno al Romagnoli arriva il Foggia di Zeman, reduce dalla vittoria conquistata a Catania. E deve riprendersi subito allora il Campobasso, visto che arriva il Foggia. Andiamo ora in Serie D, anche qui scopriamo insieme tutti i risultati dell'ultimo turno di campionato. Si è giocata la 9ª giornata nel girone F, Castelfidardo Notaresco. Non si è giocata perché ci sono ancora dei problemi di positività all'interno del team del Notaresco, positività al Covid naturalmente. Castelnuovo Vomano, Trastevere 1-2, Fano Tolentino 3-1, Fiuggire Canatese 1-1, Matese Chieti 0-0, Nereto Alto Casertano 3-0, Porto d'Ascoli Pineto 2-1, e la vittoria della Vastese per 1-0 sulla San Benedettese, la vittoria anche del Vasto Girardi in casa per 2-1 sul Monte Giorgio. Quindi vediamo la classifica della Serie D, dopo 9 giornate in testa c'è il Trastevere a 21 punti, a 19 c'è il Fiuggi, 17 per Recanatese e Porto d'Ascoli, 16 Pineto, il Notaresco ne ha 13 con Castelnuovo e Castelfidardo, anche il Matese, 12 per Tolentino e Vasto Girardi.
E un super guida ha trascinato i giallo-blu alla vittoria casalinga. Vediamo. Sono felice, considerando che l'anno scorso ho fatto 7 gol tutto il campionato, raggiungerli adesso alla 9ª giornata va bene, però bisogna continuare su questa strada. Oggi la cosa più importante erano i 3 punti, sono arrivati, siamo felici per questi. Domenica è stata una partita complicata, senza trovare alibi, però comunque il campo per come giochiamo non ci ha agevolato. Poi siamo stati anche sfortunati al 20esimo, 25esimo, siamo rimasti in 10, è stata una partita che comunque ora siamo tutti ragazzi, ci aiuterà a crescere. Ed ora parliamo di calcio regionale con l'Eccellenza, scopriamo tutti i risultati dell'ultimo turno di campionato, il 10° stagionale. Ururi, Cliternina 1-0, Isernia Sesto Campano 2-1, non si è giocata Pietra Montecorvino Altilia Samnium per dei problemi logistici dell'Altilia Samnium, quindi dovrà essere recuperata. Campo di Pietra Boiano 3-0, Gamba Tesa Campobasso 1919 1-2, Guglionesi Olimpia Agnonese 1-1, Termoli 1920, Castel di Sangro 3-1 e poi Venafro Volturnia 3-0. Andiamo in classifica, sempre in testa il Termoli, che è anche una partita da recuperare, a 27 punti, a 25 il Campo di Pietra, a 24 l'Olimpia Agnonese, a 20 c'è l'Isernia, a 19 per il Venafro, 18 l'Aurora Oruri e poi tutte le altre. E allora i gol dell'Isernia, di questa nuova vittoria della squadra allenata da mister De Bellis, ha aperto le marcature Petrone al 29esimo, Petrone molto applaudito al momento della sua sostituzione, grandi esultanze per lui, grandi proteste come avete visto su questo gol da parte del Sesto Campano, il raddoppio da parte del bomber Nicola Panico al 40esimo, quindi 2-0 alla fine del primo tempo per l'Isernia, e poi è arrivato il gol della bandiera del Sesto Campano sul finale di partita, era il 92esimo quando Di Baia ha segnato dal dischetto dopo che il direttore di gara aveva segnato un rigore al Sesto Campano. Andiamo in promozione con tutti i risultati anche qui dell'ultimo turno di campionato. Si è giocata, come nel caso dell'Eccellenza, la 10ª giornata. Atletico San Pietro in Valle Turris 5-1, Baranello Guardialfiera 2-1, Campomarino Petacciato 2-2, Donca e Sagnone Torre Maggiore 3-1, Maronea Termoli 2016 0-2, Spinete Ripa Limosani 0-0, Trivento Esernia Fraterna 0-2 e la vittoria infine della Virtus Gioiese per 4-1 sulla Juvenes. In classifica in testa c'è il Petacciato che ha 26 punti, a 25 San Pietro in Valle, 22 per Campomarino e Gioiese, 21 punti per il Termoli, a 19 ci sono Ripa Limosani e Turris, Trivento ne ha 13, Baranello 11 con lo Spinete, Esernia Fraterna 10 con Maronea e poi le altre in coda. Passiamo al calcio a 5 di Serie A2, davvero un momento d'oro, questo per il CUS Molise che, superando la squadra del Nord-Est, la squadra capitolina, ha ottenuto il 7° punto nelle ultime 3 partite. Molto contento il tecnico Marco Sanginario. Marco, complimenti, 2 gol per tempo sia per voi che per nord-ovest, ecco, le condizioni meteo dicevano vento da nord-ovest, voi avete preso le misure. Scherzi a parte, è stata una gara molto combattuta. Lo sapevamo che era così, le avevamo studiate in settimana gli avversari, loro hanno fermato la prima della classe sul 2-2, una squadra che se cerchi di giocare fisicamente ti sovrasta, perché sono tutti, diciamo, fisicamente sembra una squadra di basket più che di calcio, quindi avevamo cercato una partita brutta ma per portare punti a casa e ci siamo riusciti. In effetti non credo il pubblico si sia divertito come le altre volte, però in questo momento veramente è necessario recuperare la forma di qualche ragazzo che obiettivamente è indietro, recuperare qualche acciacco e iniziare a portare un po' di punti in cascina che faranno bene per il finale di stagione. A mio avviso, Marco, qualche giocatore tipo Ruan è migliorato rispetto all'inizio. Beh sì, Ruan era 2 partite che era fermo per scelta tecnica, quindi aveva un onere
importante oggi, ha risposto presente con un'ottima prestazione, devo essere contento perché veramente chi scende il campo l'impegno è anteposto a qualsiasi altra cosa, quindi l'importante è che quando si va negli spogliatoi non si abbia alcuna recriminazione, alcun rimpianto, e credo che noi stiamo giocando nella maniera che le squadre si identificano con il mio gioco, ecco, con la cattiveria giusta in un girone che ormai credo che abbiamo preso le misure. Ti sei arrabbiato per quel gol preso agli ultimi secondi del primo tempo? Sì, perché è una costante, è capitato più di una volta che perdiamo la concentrazione sui secondi finali. Purtroppo sappiamo tutti che la partita si finisce sul gong, quindi non si possono lasciare queste disattenzioni, però negli spogliatoi ho detto che ci faceva bene perché saremmo scesi con un biglio diverso. Io ho visto nel primo tempo sciupare tre occasioni in maniera veramente senza cattiveria, ecco, pensando che già la partita era a casa, quindi probabilmente quel gol ci ha fatto ragionare e siamo scesi in maniera diversa nel secondo tempo. E nel big match del sesto turno, nel girone G di Serie B, siamo sempre al calcio a 5, è arrivata una sconfitta per lo Sporting Venafro a Torre Maggiore. Gli highlights curati dalla pagina Puglia 5. Ricarico per questa gara. Attenzione, l'azione offensiva da parte di Alvaro Diez che inciampa sul pallone proprio nel momento in cui doveva dribblare il portiere avversario. Poi Juan Cruz su di lui, ancora lo scarico, palla in mezzo, arriva il tentativo e la gran parata su Diez da parte di Fiotta. Ancora il diagonale, la girata poi a fondo campo da parte del neoentrato Iacovino. Chiusa la strada, all'indietro il pallone per, attenzione, il tentativo e la parata incredibile. Incredibile la deviazione di Fiotta. Al limite lo scontro tra Crosetti, il tentativo di Heredia tra le braccia di Dallacort. E allora prova a ripartire Crosetti, apertura per la Bella, ancora dalla distanza ci mette le dita Fiotta. Il tiro di prima intenzione di la Bella, miracoloso Fiotta. Parte rossa, viene servito a spazio il capitano sul secondo palo, Pinero anticipato dalla Bella, decisivo, esulta il capitano del Venafro. Indietro Pinheiro, Nicolas Pinheiro, l'argentino porta in vantaggio il Torre Maggiore 1-0. Sbaglia tutto adesso Iacovino, palla per Juan Cruz d'esterno per Rossa e il capitano la mette dentro, 2-0. Grinsel, Agrosolar, Torre Maggiore verticale, sbaglia tutto Heredia, palla per la Bella, la Bella la palla in mezzo e poi è determinante Heredia. Caddeo chiuso da Juan Cruz, prova a ripartire, fa tutto da solo Juan Cruz, giocata magica di Juan Cruz, ma cosa ha fatto? Ma cosa ha fatto Juan Cruz? Incredibile gol di Juan Cruz, 3-0 Torre Maggiore, magia di Juan Cruz. Ancora Juan Cruz, scambia con Murgo, si gira la rete, Michele Murgo per il 4-0 del Torre Maggiore. Di Bello ed ha dato alla conduzione, mentre Di Cataldo c'è la rete, doppietta di Murgo e sono 5-0 Torre Maggiore. Si accentra a spazio Caddeo, prova la puntata e la palla entra in rete sul tapin di Pire. Palla per Cimino che liscia il pallone, lo allontana Rossa direttamente in gol, Bruno Rossa, sesta rete del Torre Maggiore, doppietta per il capitano. Il capitano apre per Caddeo, centralmente c'è spazio per Pire, in mezzo la Bella, rete, gol di Capitan la Bella per il 6-2 Sporting Venafro. Caddeo, cerchio di centrocampo, apre in banda sinistra per Variale, pallone intercettato da Heredia, arriva Mura e la palla va dentro e arriva anche la rete di Antonio Mura per il 7-2 Torre Maggiore. Più giovani, così come con il 24 c'è anche Gentile e c'è la rete di La Bella, tapin al minuto numero 19 e 22 per la rete del 7-3 del Venafro. Parliamo ora di nuoto. L'impianto M2 di Campo di Pietra ha ospitato domenica la prima tappa della Coppa Parigi per le categorie agonistiche. Nella circostanza
Francesco Presutti ha approfittato dell'occasione per fare il punto della situazione in casa M2 col responsabile tecnico del settore, Raffaele Rampino. Raffaele, appuntamento qui al centro sportivo M2 con l'agonismo con la Coppa Parigi. Sì, abbiamo dato il via praticamente alla stagione agonistica 2021-2022 con la prima tappa Coppa Parigi, come dicevi tu, il primo dei tre appuntamenti che riguardano questa tipologia di manifestazione che si articolerà appunto su tre prove. È un inizio di stagione praticamente. Sì, ringraziando il cielo abbiamo iniziato, siamo partiti, ci sono grandi numeri, segno evidente che chiaramente il Covid non ci ha fermato, non ci fermerà. C'è grossa fiducia nell'attività sportiva e chiaramente teniamo duro. Ci sono diverse società, Raffaele? Sì, ci sono le società del capoluogo, chiaramente con alcuni atleti che provengono da società del Lazio, uno in particolare, e per il resto è una manifestazione strettamente di carattere regionale. L'età media di questi ragazzi? Sì, oscillano dal 2009 femmine praticamente fino al 2004, 2003, 2002 maschi. Tu che dirigi un po' il settore acqua, com'è la situazione anche dei ragazzi dopo un periodo, anche se gli agonisti hanno continuato ad allenarsi, però in generale, ecco, dopo questo lungo periodo di lockdown e dopo insomma quello che è successo nei mesi scorsi? Allora, sì, come dicevi tu, giustamente dal punto di vista agonistico non abbiamo, diciamo, subito grossi stop che ci hanno consentito fortunatamente di portare avanti quello che è il nostro lavoro, che è basato sul lavoro quotidiano chiaramente, per cui ogni singolo stop prevede poi una ripartenza che chiaramente richiede dei sacrifici maggiori. Ciò nonostante comunque i numeri anche per quanto riguarda la scuola nuoto sono buoni, perché la gente ha fiducia, chiaramente ha fiducia nelle procedure di sicurezza che attuiamo chiaramente qui all'interno del centro, e siamo contenti perché vuol dire che la gente ha capito che purtroppo con questo Covid bisogna chiaramente convivere, bisogna combatterlo, e si combatte solo ed esclusivamente chiaramente continuando a vivere. Ultima cosa, vista anche la recente presenza, no, del direttore tecnico nazionale, c'è molta attenzione anche nei confronti del nuoto molisano e della federazione molisana. Sì, abbiamo avuto per la prima volta il direttore tecnico della nazionale italiana Cesare Butini e il biomeccanico Ivo Ferretti, che hanno fatto una cosa assolutamente di alto livello. Beh, la prima volta che succede nel Molise, quindi per questo ringraziamo chiaramente la delegazione che si è impegnata, e per far sì che anche nella nostra piccola realtà chiaramente ci sia un trattamento che viene solitamente riservato a regioni di caratura maggiore. È stata un'esperienza veramente gratificante, fortificante soprattutto, e che ci ha consentito chiaramente di alzare il livello dei nostri atleti chiaramente. E questo era il nostro ultimo servizio, che come tutti potete rivedere online tramite il sito www.teleregionemolise.it. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.